A Bologna si trovano le caserme rosse, luoghi in cui vennero rinchiusi durante la Resistenza coloro che furono rastrellati dai nazisti in attesa di essere deportati nei campi di lavoro in Germania o sulla linea gotica. Il 12 ottobre 1944 gli americani bombardarono pensando di colpire un complesso nemico, non sapendo che Caserme Rosse fosse un campo di prigionia, e rasero al suolo due delle tre caserme, uccidendo centinaia di persone. Oggi l'unica caserma rimasta in piedi è utilizzata come asilo nido. Quando sono arrivato alle Caserme Rosse, mi ricordo come un giovane di 17 anni, sopra un carro stipato di altri rastrellati come me, che attendevano un triste destino. Caserme Rosse è il luogo della deportazione più imponente d'Italia, dimenticato da tutti. È bene mantenere una memoria finché non si dimentichi e si eviti soprattutto di fare gli stessi errori di prima. Questo devono ricordare sempre, che se no non abbiamo ricordi siamo come vuoti, se non c'è ricordo. Buona, che ci deve aiutare però ad andare avanti, perché i ricordi sono ricordi, il presente deve essere più del ricordo, perché è quello che noi viviamo. Lasciamo i ricordi, sono alle spalle, è bello ricordare però fino a un certo punto. You always need to know what happened to your ancestors and where we're going ahead, because you always need to know more about politics and to actually know where you're standing right now. Your ancestors, what they did for you to be able to be here right now. Perché perdendo la memoria si rischia maggiormente che certi avvenimenti possano ripetersi in futuro. Dimenticandosi una cosa è meno probabile che si sappia anche difendere da un probabile ritorno di un'ideologia o di un avvenimento in generale. Una grande sofferenza di chi c'è stato dentro. Io cercherei di aumentare di molto gli avvenimenti anche commemorativi, in maniera da non disperdere il ricordo di certi fatti. E vedere una cosa sulla pratica, un luogo fisico, è molto meglio che studiarlo sui libri. Secondo me è una cosa utilissima, soprattutto nella misura in cui la storia non serve solo a decifrare il passato, ma secondo me serve a capire anche il futuro. L'utilità è di grandissimo rilievo, perché non mantenendo questi luoghi non esiste una cura, diciamo, una possibilità, diciamo, di metabolizzare il male, e quindi questi errori li commetteremmo di nuovo.